Signore e signori, benvenuti dal Pala Borrelli. Io sono Davide Guzzardi in regia, o meglio alle riprese, c'è Tiziana Palumbi. È tutto pronto per assistere alla 25esima giornata del campionato di Serie D. E a sfidarsi ci sono l'Heracles di Scauri contro l'Agorà, una partita. Eccoci qui, quindi dicevamo, è la 25esima giornata, penultima di campionato. A sfidarsi, l'abbiamo detto, l'Heracles di Scauri contro l'Agorà. È una partita importantissima per la squadra di casa, perché con una vittoria potrebbe mettere una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. I punti di vantaggio sulla seconda, Flora 92, sono 3, l'Heracles a 61, il Flora a 58. Il Flora che sfida in questa giornata in trasferta è Latina Scalo Cimil, quarta forza del campionato, partita quindi non semplicissima per l'inseguitrice principale, ormai l'unica inseguitrice arrivata a 2 giornate dalla fine dell'Heracles Scauri per la vittoria di questo campionato. Se il Flora non dovesse fare punti oggi all'Heracles, basterebbe un punto per assicurarsi il primo posto nella prossima giornata, e ci sarà proprio lo scontro tra Flora 92 e United Latina Futsal, che sarebbe poi la terza in classifica a 3 punti proprio dal Flora 92. Quindi uno scontro diretto che potrebbe anche mettere un po' d'ansia all'inseguitrice dell'Heracles. Andiamo a dirvi velocemente le formazioni, o meglio con quelle distinte per l'Heracles: Paolo Petrella, Angelo Petrella, Antonio Conte, Luca Bisecco, Antonio Ferrara, Luca Damiano Macera, Luigi Pimpinella, Antonio Colacicco, Cosmo Amendola, Alfonso Iuri Mella, Davide Riccardo Coruna, Francesco Bisecco, agli ordini di Matteo Macri. Per quanto riguarda invece la squadra pontina che è venuta qui al Palaborelli a cercare battaglia, a dare battaglia, sono Mario Napolitano, Luca Fusco, Stefano Pigini, Valentino Sala, Silvio Rosati, Alessandro Abbenda, Davide Di Cesare, Raffaele Vergara, Francesco Saltarelli, Marco Torelli e Alfonso Natella. Arriva il fischio d'inizio, primo possesso è per l'Heracles, palla subito messa in mezzo, subito rischia l'Heracles di trovare il gol con Antonio Colacicco. Il lancio del capitano Corona, il passaggio per Bisecco e la palla messa in mezzo ed è proprio Colacicco a segnare. Quando la partita è appena iniziata, sono passati solo 28 secondi al primo minuto, quindi il gol di Colacicco, lampo dell'Heracles che si porta subito in vantaggio. Vediamo adesso come risponderà l'Agorà, mentre piano piano si riempiono gli spalti del Palaborelli. Recupera però subito palla la squadra di casa, Corona. Palla ceduta proprio all'autore del gol, Colacicco, Bisecco. Ancora Colacicco, spalla alla porta, serve all'indietro Francesco Bisecco che la lascia sulla fascia ad Antonio Conte. Ancora Corona, di nuovo Conte che si gira, fermato però dal numero 2 Luca Fusco. Palla messa fuori, la rimessa per l'Heracles. So, il gioco che si ferma per qualche istante. È richiesto all'arbitro di indossare una casacca. Divisa del direttore di gara, come potete vedere dalle immagini, è fucsia. Chiedo venia a tutte le ragazze all'ascolto per la deficienza di almeno uno degli uomini a riconoscere bene i colori. L'età dell'Agorà è rossa, quindi per evitare problemi di sorta, Zecco lascia a Corona. In avanti per Conte che prova il tiro, pallone ribattuto da Fusco. Bisecco rientra nella propria metà campo. Corona, il dribbling, bene, poi la palla in mezzo, la marcatura di Abbenda, che ha funzionato. Comunque Corona non è stato libero di giocare il pallone, quel pallone però perso dall'Agorà. Allora ricomincia l'Heracles, ancora con Bisecco. C'è Colacicco sulla destra, servito. Contro due, riesce a guadagnare quantomeno una rimessa.
arriva fino in fondo, la palla in mezzo, il tiro di Colacicco, quasi a botta sicura, il pallone esce però alla destra del portiere. Pallone direttamente su Vergara che però viene subito circondato, lascia il pallone indietro che viene sporcato da un giocatore dell'Heracles, e quindi palla ancora per l'Agorà. La squadra che attualmente occupa l'ottava posizione in classifica, qui prova a portarsi il pallone avanti con il tacco a Benda, capitano della formazione ospite. Secco, passaggio all'indietro rischioso, deve impegnarsi Petrella in due tempi, tiene il pallone e serve Corona. Colacicco per Conte, pallone messo in mezzo, può diventare buono per Corona che poi lo restituisce a Conte e l'Heracles ricomincia da zero. Colacicco, attenzione, il suo passaggio sporcato da Vergara, ma ci arriva Conte prima degli altri. Ora Bisecco cerca uno scarico sulla Corona e poi serve il pallone avanti per nessuno. Colacicco aveva fatto un altro movimento, pallone quindi recuperato dalla squadra ospite che in maglia rossa, come avrete ben capito, sono cose che si dicono in avvio. Attaccata alla sinistra, a destra dei vostri teleschermi, da destra a sinistra in completo bianco invece l'Heracles Scauri, che avanza adesso con Conte. Servizio per Colacicco, c'è Bisecco che riceve, viene fermato da Fusco, quasi va in ripartenza, l'uscita però di Petrella innesca ancora il numero 2 Conte. Bisecco, Corona, ancora per Bisecco, il tiro addirittura con in mezzo alle gambe, la parata del portiere. È buono l'intervento di Conte. C'è da allacciare le scarpe per il portiere dell'Agorà. Noi abbiamo detto qual era la prossima partita proprio della squadra ospite di oggi, non abbiamo detto con chi giocherà l'Heracles contro il Cassio Club fuori casa, una sorta di derby, possibilità quindi anche se non dovesse arrivare la vittoria matematica in questa partita di giocarsela in casa del Cassio. Perdita degli uomini di Matteo Macri. So, prova a giocare l'Agorà sotto 1-0 grazie al gol di Colacicco proprio dopo meno di 30 secondi. Corona, si vede un bel rischio ma fa un tunnel ai danni di Fusco. Colacicco per Conte che gira troppo stretto l'angolo e il pallone finisce contro la parte laterale della rete. L'anticipo di Bisecco che mette il pallone in fallo laterale. Sto parlando chiaramente di Francesco Bisecco numero 12 e Luca Bisecco con il numero 4 che attende il proprio turno in panchina. Rosati alza, aveva col mancino, parata di Petrella senza problemi. Allora riparte l'Heracles, pallone perso un po' di nulla, quello dato da Conte, alla fine arriva al tiro molto bene a Benda, un'azione combinata assieme al numero 9 Raffaele Vergara, lasciando andare il destro che si è spento non lontano dal palo. Lancio con le mani direttamente per Colacicco, ha provato a girare di testa, è troppo complicato questo da addomesticare questo pallone. Benda che sta
procurando qualche danno qui sulla destra, il più propositivo dei suoi, il capitano degli uomini in maglia rossa. Adesso gestisce Corona con la Cicco per Bisecco, Conte ancora sulla sinistra, Corona cerca uno spazio per il tiro che non trova, la lascia Bisecco, ancora Corona. Passaggio intelligente, ma ha capito tutto Rosati, poi spreca tutto Vergara, può partire l'Heracles, però non riesce a imbastire un'azione offensiva degna di tal nome. Si deve accontentare di una rimessa. Corona, con la Cicco molto largo, isolato. Bisuola all'indietro per Corona, Bisecco gli restituisce il pallone, Corona va al tiro, stoppato. Poi spazza via a Benda. Bisecco per Conte, il pallone è quasi sempre tra i piedi dei giocatori in maglia bianca. Sono avanti 1-0, bene il pallone per Colacicco che solo davanti al portiere non riesce a segnare, buona l'opposizione dell'estremo difensore ospite. E arriva poi il gol del 2-0, la rete del numero 12. È arrivata il raddoppio di Francesco Bisecco. Ha sfruttato un pallone fuori dall'area. La strada si fa in salita per l'Agorà, bello quell'intercetto di Antonio Ferrara, appena entrato proprio al posto di Bisecco. Corona chiede palla Conte. Colacicco. Passaggio in avanti, viene fermato. Alla fine Conte riesce a mettere il pallone fuori dalle linee del campo. Avanza bene Piggini. Alla fine nessun problema per la porta. Difesa da Petrella, pallone che finisce alto, attenzione qui, subisce l'intervento, c'è il fallo per la squadra di casa, subito. Tentiamo adesso di capire cosa sta succedendo. La distanza è la barriera. Lontanissimi, dubito che si cerchi una conclusione. Infatti arriva il passaggio per Corona e prova a restituire a Conte, pallone troppo alto, deve andare a prendere il pallone addirittura fuori Alfonso Natella con l'aiuto di Stefano Piggini. Attenzione qui il tiro al volo molto bello di Torelli, a sorpresa. Viene fermato ancora fallosamente, questa volta Mella. Secondo fallo per l'Agorà. Conte sul pallone.
entrati Ferrara e Mella al posto di Bisecco e Colacicco per l'Heracles. Corona. Conte fa carambolare il pallone su Saltarelli. Proprio Conte esce per far rientrare l'autore del gol del 2-0. Bisecco pressato, Corona sbaglia poi il controllo. Ferrara. Ancora molto bene il numero 4 Piggini. In quanto a dribbling abbiamo ampiamente visto avere delle qualità, ma poi non riesce a sfruttare le proprie occasioni la squadra ospite. Mella sbaglia il controllo può ripartire allora il numero 10 ospite Saltarelli cede il pallone a Torelli guadagna quantomeno una rimessa Piggini palla per Abbenda che la gestisce male. Prova a organizzarsi Heracles da dietro, scambi tra Bisecco e Mella, servito ancora bene Mella, va al tiro! È 3-0 la rete di Yuri Alfonso Mella. È passato quasi un quarto d'ora di gioco contando il cronometro continuato, quindi in realtà no, non abbiamo purtroppo un riferimento cronometrico e potete vederlo in grafica, noi no, quindi perdonateci eventuali incoerenze. Ancora Mella servito bene il tiro e la parata di Natella. Tiro al volo di Antonio Ferrara, deviazione ancora di Natella che salva la propria porta. Questo è un gran tiro al volo da fuori, bella coordinazione. E Bisecco riesce a far filtrare il pallone, ne rimane in possesso, la cede dietro proprio a Ferrara. Mella. Gioco di gambe e poi lascia Bisecco, ancora Mella. Corona si fa vedere, servito, poi ha una mezza idea di servire con il tacco. Ancora Mella invece deve ricominciare con calma. Bisecco si fa intercettare questo passaggio da Abbenda, il pallone avanti a Torelli. Sfortunato Abbenda sul rimpallo. Corona di tacco all'indietro per Bisecco, con tutta la calma del mondo può andare Heracles. Con la garanzia di un vantaggio abbastanza cospicuo arrivato a questo punto. Scavetto a cercare Torelli, buona la copertura però di Ferrara. Prova a partire velocemente poi Heracles che non riesce per imbastire. L'azione offensiva non ci è arrivato Luca Macera. Contrasto tra Bisecco e Saltarelli. È arrivato alla fine il fallo per la squadra ospite. Dovrebbe battere Torelli, c'è nessuno vicino al pallone oltre il numero 11. Il portiere dell'Heracles chiede a Mella di posizionarsi sul palo. Lunga
allungare in corsa Vetorelli che va al tiro, colpisce in pieno Macera. A Benda all'indietro per Pigini, Saltarelli, Pigini all'indietro per Natella. Pallone cacciato in avanti direttamente verso l'altro portiere. Heracles può ricominciare. L'errore poi di Mella, attenzione a Pigini che sbaglia però il secondo controllo, ne approfitta proprio Mella che va a strappargli il pallone dai piedi, a metterlo in fallo laterale o in rimessa, chiamatela un po' come volete. Bello stop di Torelli, che proprio spalle alla porta sta facendo vedere le cose migliori in questa sua prestazione. Poi è servito a sinistra a nessuno, se la prende un po' con Pigini. Risultato è palla alla squadra di casa, Mella all'indietro per Bisecco, allarga dove c'è Ferrara, ancora Bisecco. Per il numero 6 Macera, Bisecco, ancora Macera, scusate, era Ferrara. Bisecco proprio per Ferrara, sbaglia il passaggio, arriva la rimessa per la squadra ospite che deve inseguire sotto 3-0 per i gol di Colacicco, Bisecco e Mella. Sventa Ferrara, autore di un gran tiro con risultato già di 3-0. Poi prova qui proprio Ferrara, pallone che esce di parecchio. Si va ad accomodare in panchina il numero 5, rientrato in campo Antonio Conte. Palla avanti a cercare Pigini, dà un colpo come può, il pallone finisce ampiamente oltre la traversa, addirittura con Petrella che deve andare a prendere il pallone fuori. Ci ha provato, si può biasimare. Lagorà che cerca ancora uno dei due posti disponibili per la Coppa Latina. Qui il tiro dal nulla di Saltarelli. E poi qui ancora Saltarelli, stavolta un tiro molto meno efficace. Si può dire molto meno. Mella all'indietro per Bisecco. Se ne va in slalom. Conte e si fa strappare il pallone, ma recupera molto bene. Secco per Mella che fa sportellate, alla fine finisce giù. Il suo di fair play tra i giocatori. Restituita una carica, non alla seconda, alla fine l'arbitro ha fischiato. Terzo fallo per la squadra ospite. Soprattutto una punizione invitante per Francesco Bisecco che prende la rincorsa. Secondo palo c'è Mella praticamente appoggiato proprio al palo. Adesso si sposta, viene servito proprio lui! E il gol! Siamo stati un po' profeti, l'abbiamo detto, attenzione a questo movimento. Il gol del 4-0. Avevamo notato che era strano vederlo praticamente appoggiato al palo. Bel movimento visto da Bisecco. Conclusione potente, raso terra. Il gol del 4-0, soprattutto della doppietta per Remella. Rimessa rossa. Continua a pressare Heracles come se fosse sotto 4-0, non avanti, non vuole dare respiro ai propri avversari. La squadra di Matteo Macri.
Conte. Per Colacicco che è rientrato in campo. Conte ci arriva, Mella, ancora Conte, bellissimo il suo dribbling, poi la conclusione di sinistro fermata da Natella. Il fallo del numero 4 Stefano Pigini su Colacicco. Conte osserva i compagni, serve quello più vicino, Ferrara. Ferrara per Macera, di nuovo in campo entrambi. Conte, quel tiro di Ferrara rimbattuto ancora però Colacicco, tenta un dribbling che non riesce, alla fine forse qui c'è il fallo, sì, viene fischiato, il fallo su Saltarelli. C'è time out, tutto pronto per la ripresa delle operazioni con l'Agora che deve inseguire 4-0 il vantaggio dell'Heracles, che sta assolutamente legittimando con una grande prestazione che può regalarle già oggi la vittoria del campionato di Serie D. Saltarelli, serve bene Pigini all'indietro per Sala, si allarga molto per servire poi di nuovo Fusco, il tiro di Fusco con la gamba, Petrella, Fusco, il pallone è uscito, sì. Mentre c'è un piccolo revival minturnese qui sugli spalti, non li potete vedere, Pirolozzi e Sica che chiacchierano. Immagine un po' malinconica per i tifosi del Minturno Calcio. Tanto tutto pronto per una rimessa per la squadra ospite. Va Corona a fare a botte lì davanti. Rischiato il fallo. Terzo fallo per il Minturno che pareggia, quindi conti con Heracles almeno da questo punto di vista. Ma perché? Non è stato poi segnato, è il terzo fallo, quindi in realtà non lo so. Conte, Corona, pressato, deve liberarsi del pallone, lo fa servendo il compagno, alla fine il pallone finisce Bisecco. Va per Colacicco che si lamenta per con i compagni. Bisecco, servito di nuovo, deve liberarsi l'avversario, ci riesce, dribbling di Bisecco, da applausi in mezzo a tre, poi si ferma e serve Corona. Colacicco, di nuovo Corona, alla fine arpiona il pallone Sala. Prova a far ripartire Pigini che si deve fermare, probabilmente tornare indietro infatti verso Sala, addirittura per il portiere, il suo destro però finisce fuori dal campo. Bisecco sbaglia tutto, serve Fusco che però ha toccato con un braccio involontariamente. Sta che
palla che si perde oltre le linee del campo. Rimessa per la squadra di casa che, lo ricordiamo, avanti 4-0. Errore, attenzione qui di Ferrara, deve fare attenzione a non far calare la concentrazione, anche perché è salito di molto il pressing della squadra ospite. Corona qui prova un dribbling azzardato, perde il pallone. Ci sono altri problemi però per Petrella, il pallone finisce fuori. Corona di prima, bene per Ferrara, all'indietro ancora per Corona che se ne va in dribbling, supera il primo, non supera il secondo, sfortunato poi perché la palla gli carambola addosso. Stessa sorte qui dall'altra parte per Fusco, vado a superare proprio Ferrara. E qui quasi si imbroda col pallone, alla fine subisce la scivolata di Saltarelli, fallo. Arriva anche il cartellino giallo per il numero 10. Corona che difende il pallone, sarà poi fuori per Bisecco, con la ciccola indietro ancora per Bisecco, di nuovo Corona, attende l'arrivo dei compagni, alla fine ottiene una rimessa. Scambio di sguardi con Bisecco, qualcosa è andato storto in questa azione. La ciccola, il tacco fuori per Ferrara, Bisecco. A lui c'è Saltarelli che lo spintona un po', per l'arbitro è tutto regolare. Ancora Saltarelli, la palla dentro per Fusco e si getta in scivolata, c'è anche uno scontro con Petrella. Nel caso il pallone è rotolato oltre la linea di fondo. Con le mani direttamente per Colacicco, ma non c'è più tempo. Finisce il primo tempo 4-0 per l'Heracles. Vedete di Colacicco, Bisecco, Mella e ancora Mella. Noi ci sentiamo tra poco per il secondo tempo. E ci siamo, sta per iniziare il secondo tempo, siamo sempre qui alla Pala Borrelli, pronti per l'ultimo atto di questa penultima giornata di Serie D. Mintun è avanti 4-0 grazie alle reti nella prima frazione segnate da Colacicco, Bisecco e la doppietta di Mella. Il secondo gol di Mella è arrivato su un bellissimo schema su calcio piazzato. Direttore di gara dà il fischio d'inizio del secondo tempo, con l'Agora in possesso di palla. Agora che, come abbiamo detto, cerca un posto in Coppa Latina. È una squadra che non è venuta qui a fare la passeggiata, si è trovata però davanti una capolista affamatissima di vittorie, che ogni punto è fondamentale perché manca davvero poco per la vittoria del campionato da parte degli uomini di Matteo Macri. Gestiscono il pallone, c'è Mella al posto di Colacicco, a differenza di come si è avviata la partita in questo secondo tempo. C'è
C'è un cambio in porta invece per l'Agorà. Calcio di punizione affidato al mancino di Bisecco. Corona Bisecco, il tiro che si perde però oltre la linea, c'è stata deviazione, sì. Indeciso fino all'ultimo Conte. Bello il pallone per Corona che tira al volo, poi il palo di Mella. Ancora Corona, attacco un po' lezioso, recupero palla della Gorà. Doppia occasione per l'Heracles. Corona, Mella, il tiro al volo del capitano finito in mezzo alle maglie rosse, sbucato Mella davanti al portiere, colpito però il palo. Conte per Corona, ancora Conte, Bisecco si inguaia un po' la vita. Fine il pallone, filtra per Bisecco che lo perde, il tiro di punta di Abenda e sventa Petrella. All'indietro per Piggini, il pallone che sbatte su Mella e va a finire oltre la linea. Fusco. Mella poi recupera su Abenda, Corona pressato da Vergara, ottiene una rimessa. La tocca appena Mella qui, quello diventa buono per il portiere. Ah, non riesce qui a controllare Corona che si dispera. Pallone sulla linea e fallo laterale. Entrato Marco Mario, scusate, Napolitano tra i pali della squadra ospite. E Mella tenta un aggancio volante che non riesce. Pallone rosso. Fusco. La tocca a Conte. Rimessa ancora per la squadra. Napolitano lancia in avanti, il pallone però si perde direttamente nelle disponibilità di Angelo Petrella. Fusco fermato, Doramella può andarsene, attenzione in dribbling, si imbroda un po' con il pallone, alla fine lascia a Corona. Bisecco allarga per Conte che prova a mettere forte il pallone in mezzo, alla fine se lo perde oltre la linea. Napolitano, pallonetto a cercare Fusco che perde contatto con il pallone anche grazie all'opposizione di Conte. Ancora Bisecco, se ne va in dribbling, ancora Bisecco, Conte all'indietro, passaggio sbagliato però, Fusco per Piggini. Il tocco di Conte è fondamentale per mettere il pallone in rimessa. Napolitano ancora con questo pallone alto a cercare questa volta la testa di Piggini, però ancora una volta non riesce l'Agorà a giocare. Corona, Bisecco, ancora lo scambio tra i due. Alla fine il capitano quasi si perde il pallone sul contrasto di Vergara. Conte, Bisecco per Mella, palla provata a mettere in mezzo ancora per Conte, Bisecco di nuovo Conte, la palla per Mella. Nulla di fatto, ancora però una gran bella azione da parte della capolista. E alla fine si ricomincia da Petrella.
Boom, sbatte Conte contro un avversario. Si trattava di Vergara. Corona all'indietro, Bisecco la lascia scorrere. Prendere il pallone nel cerchio di centrocampo Mella, prova a fare passaggio di ritorno per Bisecco, troppo forte però il suo suggerimento. Rimessa per Lagorà, che ancora una volta però non riesce neanche ad andare al tiro. Mella si ferma pazientemente, cede a Bisecco, verticalizzazione per Conte che non aggancia. Rimessa dal fondo per il portiere. È entrato Silvio Rosati per la squadra ospite, è rientrato anche Saltarelli. Per Heracles, spazio a Cosmo Amendola che proprio qui prova ad andare al tiro. La sua conclusione è ribattuta, la rimessa è sempre bianca. Conte per Bisecco, di nuovo Conte, cede proprio ad Amendola. Bisecco, Conte prova la sovrapposizione, prova a scattare sulla destra. Passaggio rischiosissimo, perde palla Bisecco sul pressing di Saltarelli. La buona uscita però di Petrella impedisce al numero 10 ospite di concludere bene a rete. Conquistare quindi solo una rimessa. Bello il tocco per Rosati, non so quanto volontario in realtà. Tarelli aveva dato tutta l'impressione di voler andare al tiro. Un po' più convinta adesso l'Agora. Un po' di tacco qui di Saltarelli. Sul controllo Amendola adesso il tiro. La grandissima risposta di Mario Napolitano. A mano aperta. Andato giù molto rapidamente. Amendola, il tacco per Bisecco che non può andare al tiro, serve di nuovo Amendola che prova a restituire il pallone a Conte, a fare l'inverso di quanto accaduto proprio pochissimi istanti prima. Il pallone finisce però oltre la linea. Saltarelli, i suoi dribbling, alla fine viene fermato da Ferrara, può partire Mella, 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 il tiro, ancora Napolitano. Fischiato, credo, un controfallo. Ancora l'Heracles che riesce a sventare sul nascere ogni azione della squadra ospite. Mella, bello il suo controllo. Tiene però soltanto una rimessa. Ferrara all'indietro direttamente a Petrella. Amendola, Bisecco, lo segue Mella, il tacco, il colpo di suola per Amendola, recupera palla, Saltarelli, il pallone poi finisce oltre la linea dopo una deviazione, quindi sarà angolo. È rientrato Colacicco al posto di Mella. Pallone lungo di Napolitano che va direttamente tra le braccia dell'altro portiere. Non è la prima volta che succede con la Cicco. Intervento di Pigini. Con la Cicco lascia Bisecco il tocco. Sarà ancora rimessa per la squadra di casa. Amendola per Ferrara. Non riesce a servire Bisecco. E allora l'Agora che può giocare.
Saltarelli, gli manca l'ultimo spunto. La palla Ferrara, e qui va a cercare anche un fallo e con ogni probabilità lo trova. Secondo fallo per gli uomini in maglia rossa. Amendola. Colacicco, Ferrara, Bisecco, tocca palla con tutti gli effettivi, quasi sempre Heracles. Colacicco prova un no look. Il lancio di Ferrara non trova nessuno. Attenzione, adesso in avanti l'Agora con Pigini, che non è riuscito però a servire un compagno. Saltarelli pensa per un momento alla conclusione, gli scippa il pallone con la Cicco e poi con una Veronica si libera di un avversario. Ha tutto il tempo adesso di controllare e servire Amendola. Ferrara davanti ancora per Amendola, che la tocca di punta. È arrivata la parata di Napolitano. E attenzione, qui rischia Saltarelli e poi viene messo giù. Tutto regolare per l'arbitro. Si è andato in dribbling sul portiere, poi Saltarelli che va anche a dare la mano al portiere, quindi l'arbitro dovrebbe aver preso la scelta corretta. Il tiro di Amendola ribattuto. Saltarelli, l'uomo che comunque ha i migliori spunti per la squadra ospite. Adesso Pigini va al tiro dopo aver riconquistato palla in percussione centrale, pallone deviato, angolo. Rosati, ancora una deviazione. E sbaglia tutto però Rosati, allora può partire. Ma Cicco poi serve Ferrara, si arrabbia Conte un po', che è rientrato in campo al posto di Bisecco per rifiatare un po' anche lui. Amendola, Ferrara, Conte, Petrella, Ferrara. Eccola Cicco. Per Conte si è alzato il pressing della Corana, esce bene però l'Heracles con Amendola adesso che serve con la Cicco, non semplicissimo come stop. Conte, ancora Ferrara, all'indietro con la Cicco, può andare al tiro, tenta un ultimo dribbling su Pigini che però lo stoppa e consente a Napolitano di andare a giocare il pallone sul capitano Abenda. Riconquista però palla immediatamente la squadra di casa, che veramente non lascia respirare la Gora. Attenzione a Amendola, o meglio con una M, scusate. Ferrara, Amendola, eccolo che si gira bene Amendola, per un momento il tiro non trova più il pallone, costretto a tirare da posizione molto più angolata, ha trovato l'opposizione di Napolitano. Colacicco, Conte, Ferrara ancora per Conte, direttamente a Petrella. Lancio a cercare Colacicco che salta per andare a disturbare Napolitano, però abbranca sicuro il pallone.
Rientra Corona al posto di Amendola che non è riuscito a lasciare il segno. Sante ci abbia provato più di un'occasione. Qui il passaggio millimetrico di Colascicco per Corona. Si lancia in scivolata Ferrara. Ha trovato però la porta. Torelli. Se ne va bene in dribbling, a questo punto va al tiro che si accomoda di poco al lato. Sto rasoterra, interessante. Corona! Aveva trovato l'angolo, bel tuffo di Napolitano. E poi è arrivato il gol del 5-0. La rete di Conte. Punto chiude, possiamo dirlo, i discorsi, se mai potesse essere aperta questa partita. Vediamo che l'Eracles aveva segnato il gol dell'1-0 dopo 28 secondi più o meno. È stata proprio una dichiarazione di intenti. La partita che poi non ha più mollato, siamo ora 5-0. In rete anche Conte, che si aggiunge quindi a Mella, Bisecco e Colacicco. Ferrara, l'intercetto di Piggini, la palla per Torelli, l'uscita di Petrella. Che è stato sì poco impegnato, ma soprattutto con queste uscite ha letteralmente stroncato ogni velleità dell'Eracles, scusate, della Gorà, chiaramente, il portiere dell'Eracles. Ferrara, Conte. Palla in avanti, gliela raggiunge Colacicco e il fallo è del numero 8 in maglia bianca. Rosati non sa che fare, c'è poco movimento, allora serve Piggini, torna da Napolitano, la in avanti senza criterio, doveva essere per Torelli, finisce però oltre la linea. È entrato anche Macera. Corona. Ora attacca la Gorà, attenzione, qui è Colacicco che è di corsa! E sono sei! Lo scatto mortale di Colacicco. Ha visto un pallone vagante, ha sbruciato tutti sullo scatto e ha freddato Napolitano. Siamo 6-0 per la doppietta di Colacicco. Io sinceramente non so come si dice quando si segnano 6 gol, conosco la cinquina, non so come definire, una tombola dell'Eracles. Il tunnel di Colacicco a servire Conte. Subisce poi un brutto fallo Macera. L'arbitro però non estrae i cartellini. È il quarto fallo per la Gorà. A uno dal limite. Conte aspetta il segnale dell'arbitro. Adesso appoggia proprio per Macera. Servito di nuovo Conte. Il tocco di Piggini è arrivato però con il pallone già fuori. Napolitano, colpo di testa di Conte, provvidenziale per evitare far presentare Torelli da solo davanti a Petrella.
con Napolitano, ancora questo cross in avanti per Torelli, Fusco, ancora Torelli sbilanciato, preso in contropiede e nulla di fatto, rimessa per la squadra di casa che quando manca poco ormai alla fine si trova avanti 6-0. Si prepara un altro cambio per gli uomini di Macri. Attenzione che qui Fusco si è presentato davanti a Paolo Petrella. C'è Gloria quindi anche per l'altro Petrella. Più bello l'anticipo di Conte su Torelli. Se n'era andato via, Torelli poi riconquista il pallone, cerca di servire qualcuno, viene fermato da Colacicco che può ripartire, è arrivato a sinistra Corona, Colacicco viene fermato, Pigini non riesce poi ad arrivare sul pallone Fusco. E allora arriva il cambio, esce Colacicco ed entra Luca Bisecco. Che abbiamo visto in campo entrambi Petrella ed entrambi Bisecco. Ed eccolo qui che tocca il suo primo pallone servendo Conte. Poi non riesce a rilanciarlo. Buon tocco questo di Bisecco. Risuola poi a servire il compagno. Corona fermato dal numero 5 Valentino Sala. Quella guerra che prova senza successo a segnare quantomeno il gol della bandiera. Conte per Macera. Corona, sbaglia quel controllo servito da Paolo Petrella. Controllo semplice, un errore di distrazione o comunque di stanchezza. Arrivato sul finale di una partita che l'Eracle sta vincendo per 6-0, direi che ci può stare. Di Cesare, trovato anche lui, serve Sala, Fusco. Quello che nel basket si suol chiamare garbage time. Entrano in campo giocatori che magari giocano meno, ma il risultato ormai sostanzialmente acquisito. Di Cesare per Fusco riesce a tenere il pallone, ci arriva però con un attimo di ritardo. Rimessa per la squadra di casa. Ah no, per la squadra ospite c'era stata una deviazione che mi sono perso. Si fa sedere Conte ed entra per questo finale ancora Bisecco. È proprio infaticabile Bisecco. Tiro di Fusco che abbatte Corona. Ci prova anche con i tiri da fuori, ancora a segnare il gol della bandiera. Fusco, Corona, copre l'uscita del portiere, alla fine la deviazione di Petrella mi sembra essere stata provvidenziale, è rimasto però a terra Fusco. Lo scontro con il portiere della squadra di casa, speriamo nulla di grave, per non rovinare una partita che comunque, c'è da dirlo, è stata assolutamente corretta. Da entrambe le parti, molti gesti di fair play durante la partita, anche in occasione di episodi che potevano essere chiave, come Saltarelli che ha provato a saltare Petrella in area per poi finire giù, non ha nemmeno accennato una protesta, come ha visto la decisione dell'arbitro contraria magari alle sue previsioni. Vado subito ad andare la mano al portiere, ad andare a dare la mano al portiere. E ancora un tiro di prima di Sala.
subito col mancino potente, cercare la porta difesa da Paolo Petrella in questo finale, che ha sostituito Angelo Petrella. Di Cesare non riesce a filtrare il pallone, si rimane sempre sulla bandierina, tra virgolette. Proprio Saltarelli che si accontenta di una rimessa, almeno di mettere il pallone fuori per pur di anticipare Corona. Qui però controfallo, l'errore di Macera, regala il pallone alla Gorà, che può quindi cercare di chiudere in avanti. Corona, Bisecco, Macera per Luca Bisecco. Rimessa per l'Heracles, Francesco Bisecco, Corona per Luca Bisecco, prova a restituire il pallone, non riesce però a servire nuovamente Corona. Allora, attenzione a Vergara, però non serve nessuno tra i compagni, proprio deviato, la rimessa già giocata. Saltarelli, colpo di testa di Corona ad anticipare Sala. Tiro potente di Di Cesare, la deviazione di Petrella a salvare la propria porta. Ancora angolo. Una lunga serie di angoli, se ne andiamo a contare in questo secondo tempo per Lagorà. Corona elegante, però va a finire oltre il campo. Saltarelli, il tiro deviato da Macera, Napolitano da rimettere subito nei piedi di Vergara. Saltarelli, serve bene Sala che va al tiro fuori. Esce Macera per Amendola. Corona, Bisecco per Luca Bisecco che controlla male. Un po' in confusione Bisecco dopo la buona impressione in avvio. Avvio della sua partita chiaramente. Appena entrato, ha fatto vedere qualcosa di buono, poi si è un po' perso. Chiaramente con questa situazione di risultato che possono capitare. Intanto una punizione per l'Agora che cerca ancora il gol della bandiera. Siamo proprio agli sgoccioli di questa partita. Va Saltarelli al tiro ribattuto, allora che finisce fuori. Sala all'indietro per Saltarelli, Napolitano, Corona di testa, se la accomoda, poi serve Bisecco, ancora Corona, Amendola e il gol di Bisecco, che corona quindi la sua eccellente prestazione con una doppietta sul filtrante di Amendola. Adesso Amendola sorride probabilmente perché Bisecco gli ha tolto il gol. Forse quella palla sarebbe entrata comunque. Lo sta che 7-0 per una Gorà che subisce ancora. Con l'Heracles che nuovamente con Corona stava per trovare il gol. Questo pallone che si perde nella zona di Petrella, che addirittura lo lascia scorrere e andare a battere in tutta tranquillità
Il secco per Corona che se ne va in dribbling, viene fermato ma non c'è più tempo, finisce qui. Solo applausi al Palaborelli per l'Heracles Scauri che asfalta l'Agorà 7-0, una prestazione maiuscola da parte di praticamente tutto il collettivo di Matteo Macri. E attendendo il risultato della partita tra Latina Scalo e Flora 92, si avvia la squadra di casa a vincere questa Serie D. Ormai manca davvero pochissimo. 4 gol nel primo tempo, 3 nel secondo. Archiviata la pratica, noi vi rimandiamo alle interviste del post partita con da Tiziana Palombi, alle riprese da Davide Guzzardi di Telecronaca. È tutto, grazie di averci seguito. Siamo qui con il capitano Corona, è finita una partita che avete dominato dall'inizio alla fine, primo gol dopo 28 secondi circa e poi non avete più mollato la partita. Dispiace che non sia arrivata oggi però l'ufficialità della vittoria del campionato. Sì, intanto dovevamo vincerla in tutti i modi questa partita, ci siamo allenati bene, ci stiamo allenando bene e niente, ci continuano a mettere pressione il Flora, ma comunque lo sapevamo che saremmo arrivati fino alla fine perché loro sono un'ottima squadra. E non mollano fino alla fine, ce l'hanno proprio come carattere. E noi dobbiamo solo pensare a noi. Noi abbiamo questi 3 punti di vantaggio. Se vincevamo oggi e vinciamo la prossima, non ce lo può togliere nessuno il traguardo. Quindi ci manca una settimana, non dobbiamo essere così stupidi da buttare tutto per una leggerezza o per pensare che giochiamo a Formia. Comunque la partita va giocata e va giocata come oggi, e ci dobbiamo di conseguenza allenare per arrivare come oggi a questa partita di sabato. Perché si gioca praticamente un derby contro il Cassio Club, una partita che, come hai già ampiamente detto, può mettere pressione, ma anche quella di oggi è una partita sicuramente che vi avrebbe potuto mettere pressione, anche perché si giocava contro un avversario che non è che non ha più niente da dire, sta comunque cercando ancora un posto in Coppa Latina e nonostante questo, almeno personalmente, modesta opinione di chi parla, non è sembrato di vedere alcun tipo di defiance, ecco, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Il destino è comunque nelle vostre mani, anche perché il Flora è atteso da uno scontro diretto contro il Latina United che può garantire il secondo o il terzo posto, quindi pressione da entrambe le parti. Chi vince, vince tutto. Sì, io penso che loro oggi comunque sono una buona squadra che è nata quest'anno. Io conosco Stefano, Scala, abbiamo parlato tanto e comunque sono cresciuti parecchio. Noi all'andata abbiamo perso contro di loro, siamo andati numericamente quasi contati, avevamo parecchi problemi a livello di infortunio, siamo andati di sera, un venerdì sera, quindi con il lavoro avevamo tante problematiche. E vincevamo 3-1 il primo tempo, abbiamo perso 4-3 perché siamo o 5-4, non mi ricordo bene. Comunque non ce l'abbiamo fatta più. A un certo punto è andato tutto quello che poteva andare, è andato male e comunque abbiamo perso. Quindi oggi comunque giocavamo contro una delle 3 squadre che ci ha battuto, quindi ci tenevamo a comunque dimostrare anche a loro la nostra forza. Forza che però dovete dimostrare, come hai detto bene, fino all'ultima giornata contro il Cassio Club. Qualche parola proprio riguardo la prossima partita e questi avversari che affronteranno una gara che non è mai come le altre, quindi vi toccherà letteralmente lasciare tutto il terreno di gioco anche nell'ultima partita. Sì, loro, il Cassio, io conosco bene quasi tutti quanti, hanno dei ragazzi molto validi, hanno un mix di, diciamo, di età. Ci sono ragazzi un po' più anziani che comunque hanno sempre fatto vedere grandi cose nel calcio a 5. E comunque sono una squadra che in casa hanno messo in difficoltà tutti quanti, giocano su un sintetico, noi siamo abituati sul parquet e non sarà facile. Il Flora pure lì ha pareggiato, lo United ha vinto l'altra volta con grande difficoltà e noi non dobbiamo dare nulla per scontato, non dobbiamo cullarci di niente perché niente abbiamo fatto.